L'esplosione fu terribile, si rischiarono seri danni anche per il palazzo e per eventuali auto di passaggio. La notte del 19 maggio un bar esplose nei pressi di Piazza Bilotti nel centro di Cosenza e solo per un caso l'autore materiale del fatto non rimase ucciso. Nella stessa notte fu anche dato alle fiamme un altro esercizio commerciale. Il proprietario dei due locali, Gianfranco Parise, 62 anni, è stato adesso arrestato. Secondo gli inquirenti sarebbe lui il mandante degli attentati organizzati per frodare l'assicurazione. Manca ancora qualche tassello per la identificazione dell'autore materiale. Si è risolta invece la causale di questo gravissimo fatto, le modalità esecutive. Intanto ringraziamo il Dio perché non ci sono state delle vittime, perché il fatto in sé avrebbe potuto comportare anche la morte di qualche persona. Abbiamo ricostruito in termini di certezza cosa è avvenuto quella notte. Qualcuno apre con le chiavi, che erano nella disponibilità solo dal proprietario, apre la sala cinesca, entra, si sofferma 2 minuti, in questi 2 minuti cosparge di liquido infiammabile il locale, esce dal locale, non succede niente, lo vediamo rientrare all'interno del locale per pochi secondi e poi l'esplosione che lo fa volare via nella strada con un volo di più di 10 metri. E vediamo questa persona poi scappare con un giubbino che prende fuoco, abbiamo repertato il giubbino abbandonato e dalle analisi tecniche avremo elementi secondo noi decisivi per l'individuazione dell'autore. Che non si è trattato di una ipotesi estorsiva o d'altro, ma di un tentativo di recuperare denaro con un contratto assicurativo stipulato da pochissimo tempo, lo dimostrano tutta una serie di elementi che ci hanno portato a chiedere la misura cautelare nei confronti del proprietario dell'esercizio che ci è stata data in qualità di mandante di questo fatto. L'autore del fatto è rimasto ustionato sicuramente, gli abitanti del palazzo sono incorsi in rischi abbastanza seri, ma soprattutto i passanti, gli automobilisti che a quell'ora non sono pochissimi. Lei deve pensare che abbiamo questa immagine terribile di un frigorifero che era nelle adiacenze della porta d'ingresso che viene sbalzato di 15 metri. Ora con la forza dell'esplosione si sarebbe trasformato in un'arma letale nei confronti di un ignaro passante o di un'autovettura. Ecco, tutto questo fortunatamente non c'è stato, ma comunque colora di gravità il comportamento assolutamente sconsiderato di chi ha posto in essere questo fatto.